ragazze, ed eccomi ritornata con un nuovo video. Quindi sono andata dal mio fruttivendolo di fiducia e ho speso per queste cose 12,26 euro. Carciofi, allora siamo in periodo di carciofi, non so se dalle vostre parti fanno, diciamo, le offerte del tipo 10 carciofi un tot di euro. Io ho pagato 10 carciofi 4 euro, quindi 40 centesimi a carciofo, e ho intenzione di fare un po' di riso della pasta, devo ancora vedere, con crema di carciofi e gamberi. In questo periodo, quando arriva il periodo dei carciofi, ne mangio tantissimi e ne compro tantissimi, perché appunto li adoro in qualsiasi modo, anche semplicemente ripassati in padella con un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe. Mi piacciono tantissimo, sono i miei contorni preferiti in assoluto. Molte persone non buttano via la parte esterna del carciofo, ma la utilizzano per gli infusi. Personalmente non mi piace tantissimo, non amo l'amarognolo dato appunto dalle foglie esterne del carciofo, però comunque può essere una buona alternativa, una buona idea, perché appunto vuole un attimo depurarsi, diciamo così. Finocchi, allora ragazzi, ovviamente vedete poca roba, semplicemente perché in casa siamo due, e perché semplicemente in realtà noi facciamo principalmente un solo pasto a casa, quindi la sera noi non siamo mai a casa perché lavoriamo, e quindi ovviamente cerco di comprare poche cose e averle sempre fresche per evitare proprio che vadano a male praticamente. I finocchi ne ho comprati solamente due, eccoli qua, credo costassero 1,29 euro al chilo più o meno. Allora, altra cosa, tutte le cose che vedete sono locali, quindi sono calabresi praticamente. Allora, i finocchi io li faccio in tantissimi modi, ad esempio bolliti, quando magari sono, non lo so, me li sono dimenticati in frigo e stanno per andare a male, li faccio bolliti, oppure come insalata con finocchi, arance, noci, oppure finocchi, arance, uvetta. Faccio, diciamo, tantissimi tipi di insalate con i finocchi. So che molte persone li utilizzano come dei veri e propri contenitori, un po' come i peperoni, facendoli ripieni. Io non li ho mai fatti, anche perché sarebbe un po' troppo, cioè troppo calorico, e quindi insomma li faccio così tranquillamente, li mangio sempre crudi. Altra alternativa che potete fare, perché molte persone mi scrivono chiedendomi dei consigli per quanto riguarda gli attacchi di fame, una buona alternativa è quella proprio di prendere un finocchio, tagliarlo in 4-6 parti, metterlo in una schiscetta e portarvelo al lavoro e attingere da lì quando avete, diciamo, degli attacchi di fame. Cavolfiore, questo qui è uno un po' più piccolo, solitamente lo compro un po' più grande, però siccome, diciamo, che a casa lo mangio principalmente io, cioè mio marito piace, ma non impazzisce per il cavolfiore. Anche questo lo faccio veramente in tantissimi modi, semplicemente bollito, ripassato in forno, messo in padella, cotto in vaporiera, lo faccio in tantissimi modi. Un ottimo contorno. Ovviamente questo tipo di verdura sono da limitare nelle persone che soffrono di colon irritabile, perché appunto sono dei prodotti fermentati, praticamente si dice, quindi è meglio limitarne il consumo, non abolirlo ma limitarlo. Carote, in realtà avevo delle altre carote. Chi di voi mi segue sa che io compro le carote così, le pulisco e le congelo per averle, diciamo, sempre pronte all'uso. Questa volta però non le andrò a congelare, semplicemente perché voglio realizzare il pad thai. Allora, chi è stato in Thailandia sa cos'è il pad thai. È praticamente il piatto principale tipico thailandese, costituito da spaghetti di riso e verdure. In realtà esiste in tantissime varianti, come ad esempio l'aggiunta del pollo, l'aggiunta dei gamberetti, quindi del pesce. Io lo farò in versione vegetariana, l'unica cosa che mi manca sono le bietole, però appunto dal mio fruttivendolo erano finite, quindi andrò prossimamente. E appunto è semplicemente un mix di verdure saltate in padella con l'aggiunta di un po' di salsa di soia o salsa di pesce. Loro aggiungono anche delle spezie del tipo dei preparati come lo shiriyaki, che è la salsa al peperoncino, ma noi possiamo aggiungere tranquillamente il peperoncino stesso, salsa teriyaki se non sbaglio, qualcosa del genere, la salsa di tamarindo. Insomma, ci sono diverse salse che io in realtà non ho a portata di mano, quindi lo farò un po' più all'italiano, diciamo così. E siccome appunto ho portato gli spaghetti proprio dalla Thailandia per fare il pad thai, direi che è ora, perché sono passati 7 mesi. Carote per 99 centesimi al pezzo. Di solito compro sempre l'iceberg, però l'iceberg è una di quelle insalate che, per quanto può essere, diciamo, locale, perché è sempre
diciamo una verdura, cioè quando prendo l'iceberg è sempre locale, diciamo, in realtà mi dà troppo l'idea di industriale. Quindi cosa faccio? Ho deciso di prendere questa, che in realtà non compravo da tantissimo tempo, semplicemente perché questa è un po' più molliccia e io preferisco appunto la croccantezza dell'iceberg, mi piace molto di più. Però questa è la lattuga classica lunga per credo 1,19 euro, costa un po' di più rispetto all'iceberg, e questa appunto è locale, cioè niente, si può dire che è chilometro zero perché è stata raccolta tipo a meno di 10 km da qui praticamente. E quindi io questa la amo tantissimo e soprattutto d'estate ne mangio tantissima, perché è d'estate, ripetiamo d'estate se non lo vedete, diventa, cioè esce proprio quella tenera tenera tenera. Poi peperoni, teteroni, peperoni è un pasto un po' così, perché cioè mi piacciono, ma facciamo difficoltà proprio un po' a digerirli. Però ho deciso di prendere appunto questi qui in forma lunga, rossi e verdi. Questi sono ottimi ragazzi in dieta chetogenica, se siete in questo stile di vita, perché appunto a differenza di quelli rossi e quelli gialli hanno meno carboidrati. E questi solitamente io li faccio o al forno, oppure li taglio semplicemente a metà, li metto in una piastra sul fuoco e li faccio grigliare molto semplicemente. Li utilizzo anche come per fare la crema ai peperoni, ad esempio fare una pasta, metterci la crema di peperoni e delle scaglie di pecorino sopra, è veramente molto buono. Però diciamo ve lo consiglio quando appunto i peperoni non sono ancora belli turgidi, ma appunto sono un po' passati, diciamo. Siamo invece alla frutta. Allora, per quanto riguarda la frutta, noi non siamo dei grandi consumatori di frutta, cioè nel senso solamente io a casa mangio la frutta, raramente Mario, specialmente in inverno, perché poi in realtà in estate facciamo proprio scorpacciate di frutta, però in inverno la mangio principalmente solamente io. E quello che mangio sono le banane, le mele Smith e l'ananas, cose del genere. Però appunto mangiandolo solamente io, comprare un'ananas intera non ha molto senso, e quindi mi concentro con le banane. Queste sono tre, le compro un po' verdi in modo che così si maturano nel tempo e non vanno subito a male. Queste, se non sbaglio, 1,70 euro al chilo forse. E poi avevo voglia di queste fragole, cioè ci stavano cassette e cassette. Inizia ad essere stagione, anche se mi è stato detto che probabilmente non saranno buonissime, però volevo fare un frullato di banana e fragole. In più volevo realizzare domani mattina i pancake con le fragole sopra, quindi speriamo siano un po' buone. Questa qui, una confezione, l'ho pagata 1,59 euro, quindi c'è un po' tantino, quindi spero veramente siano buone. Allora, quindi questa qui era la mia mini spesa per quanto riguarda la frutta e la verdura di stagione. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.